Sono entrato nella parte oscura di Disneyland Paris. Una talpa mi ha rivelato cose sconvolgenti. Sembra il posto più felice del mondo finché non ci togliamo le maschere. Ho scoperto che niente è come sembra, soprattutto quando sembra tutto dannatamente perfetto. Ma facciamo un passo indietro. Dalla Florida a Tokyo, da Hong Kong a Orlando, dove si trova il più famoso del mondo, fino a Shanghai e ovviamente quello più conosciuto da noi europei, quello di Parigi. In tutto il mondo si contano 6 immensi Disney Parks che regalano ai più piccoli la convinzione che se puoi sognarlo puoi farlo, e ai più grandi l'illusione di poterci tornare a credere. Ma anche il luogo più felice del mondo ha un lato oscuro, e io qui oggi sono qui per rivelarvelo. Ma prima mi sento di consigliarvi questa cosa. In previsione della mia partenza per Parigi ho scoperto che i prezzi dei voli erano diversi in base ai diversi paesi, così ho attivato un VPN per cambiare il mio indirizzo IP e sbam, ho effettivamente pagato il biglietto molto meno, come se l'avessi acquistato dall'estero, ma ancor prima di partire dall'Italia. Surfshark VPN è una rete privata virtuale che garantisce la privacy nelle tue attività online e nasconde il tuo indirizzo IP. Con Surfshark VPN scambi la tua posizione virtuale con 2 click e trovi biglietti aerei e camere d'albergo al prezzo più conveniente. Inoltre, con l'aggiunta del servizio di sicurezza Surfshark One, puoi contare sulla nuova funzione Surfshark Alternative ID e ti verrà creata una nuova identità online insieme a una nuova mail. La tua identità così rimane privata e la tua mail protetta da spam e dai broker di dati. Vuoi risparmiare anche tu come me nel tuo prossimo viaggio? Prova Surfshark VPN attraverso il link in descrizione che trovi qua sotto e otterrai un'offerta che mi hanno gentilmente permesso di garantirvi, con anche 3 mesi completamente gratuiti. Tutto questo semplicemente inserendo il mio codice sconto Grafene, e metterai da parte un sacco di soldi che avresti altrimenti speso se tu non avessi visto questo video. E adesso, coi soldi che abbiamo risparmiato, voliamo a Parigi. Atterrato a Parigi. Il primo parco Disneyland, l'unico inaugurato in vita da Walt Disney in persona, nasce nel 1955 a Anaheim, nella periferia di Los Angeles. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past, and here youth may savor the challenge and promise of the future. Si dice che Walt Disney fosse talmente ossessionato che aveva assunto delle spie che dovevano posizionarsi in vari punti strategici del parco e origliare quello che la gente diceva per capire se stavano realmente apprezzando l'esperienza nel parco divertimenti. E si dice che certi agenti in borghese ci siano ancora oggi a spiare quel che dicono e fanno i turisti. E nel corso di questi ormai 70 anni siamo a quota 6 parchi in cui si sono diffuse altre centinaia di miti e macabre leggende metropolitane che potrebbero celare un fondo di verità. Nell'attrazione dei Pirati dei Caraibi, per esempio, si celano dei veri resti di scheletri umani? Il corpo di Walt Disney è nascosto lì da qualche parte? Ma soprattutto, quali sono gli obblighi e i segreti che soltanto chi lavora in questi parchi Disney conosce? Ho incontrato qualcuno lì che me l'ha rivelato. Quindi non solo io mi sono documentato tantissimo, ma sono anche volato a Parigi per indagare con voi sul lato oscuro del luogo più magico e apparentemente felice del mondo, Disneyland.
Walt Disney è morto o è stato congelato? Una leggenda racconta che sia stato congelato criogeneticamente e che il suo corpo sia conservato proprio a Disneyland, dove però resta un mistero. Il luogo più votato in cui potrebbe celarsi il creatore di Disney è senza dubbio l'attrazione principale, la più famosa e calcata di tutte, il simbolo di Disneyland. Nei sotterranei, il castello della Bella Addormentata. La leggenda di Disney congelato nasce dalle dichiarazioni del presidente di una società di crioconservazione della California, che al Los Angeles Times dichiarò che Walt Disney aveva mostrato l'interesse nell'essere congelato prima di morire. Da lì iniziarono a circolare delle voci e tutt'oggi c'è chi pensa che non sia morto, ma piuttosto sia tra le 377 persone che in punto di morte ha scelto di non morire, ma di essere ibernato. E altre 2000 ancora vive avrebbero già firmato per sottoporsi alla stessa sorte. L'unico inconveniente a cui anche loro andranno incontro? Non esiste ancora un modo per essere scongelati vivi. Forse lo diventerà possibile tra circa 200 anni. O magari è tutto falso e Walt Disney è realmente morto il 6 dicembre 1966. Anche se trattasse di una mera invenzione, Walt Disney potrebbe comunque essere presente a Disneyland. Non con il suo corpo, ma col suo spirito. Questo perché potrebbe essere uno dei centinaia di fantasmi che ogni anno infestano i parchi Disney. Io ho personalmente controllato anche durante lo spettacolo finale e non ho notato alcun fantasma che svolazzava lì, ma video di questi avvistamenti ce ne sono a decine. Stando ad alcune voci, potrebbe comunque trattarsi anche di una manovra di marketing escogitata proprio dalla Disney per attrarre anche visitatori amanti dell'inspiegabile e soprattutto per far parlare di sé. E se così fosse, ha funzionato, perché anche noi ne stiamo parlando. Quel che è certo è che Walt Disney aveva un piccolo appartamento di 500 piedi quadrati al secondo piano della caserma dei pompieri nel quartiere di Main Street, nel primo parco. Sul tavolino a fianco alla finestra che affacciava sul pubblico fuori c'era una lampada. Quando Walt Disney soggiornava in quell'appartamento era solito accendere quella luce e divenne così un modo per far sapere ogni volta agli ospiti e ai membri del cast che lui si trovava nel parco quando la luce era accesa. Dopo la morte fu scelto dunque di tenere questa lampada sempre accesa per mantenere viva la sua presenza. C'è ovviamente qualcosa di macabro però legato anche a questo dolce ricordo. Sembrerebbe che tutto sia partito da un addetto alle pulizie che stava pulendo l'appartamento dopo la morte di Walt Disney. Terminato il lavoro spense la lampada e quando scese giù in strada si accorse che era ancora accesa. Pensò di aver dimenticato di spegnerla, così tornò su e la spense di nuovo. E quando tornò giù era misteriosamente di nuovo accesa. Quando tornò su per l'ennesima volta per spegnerla, giurò di aver sentito una voce che gli sussurrò tre parole: io sono qui. Da quel giorno si scelse di tenere sempre accesa quella luce come tributo a Walt Disney e c'è chi ritiene che il suo spirito viva nell'appartamento di Main Street ancora oggi. Ma la cosa più inquietante, dopo le regole dei dipendenti Disney, aspettate perché poi vi dico pure quelle, c'è senza dubbio l'attrazione dei Pirati dei Caraibi, forse la più celebre ideata proprio da Walt Disney e che in pochi sanno abbia ispirato proprio la nota saga, non il contrario. Cioè è nato prima Pirati dei Caraibi a Disneyland e poi La Maledizione della Prima Luna, qualcosa come 40 anni dopo. L'attrazione infatti fu inaugurata nel 1967 e fu un successo immediato. All'inizio della corsa ci si immerge nelle grotte dove si trovano diversi scheletri di pirati a guardia del loro tesoro. E quando il tutto fu creato, gli ideatori pensarono che gli scheletri finti dell'epoca non fossero poi così tanto convincenti. L'idea è sempre stata quella di portarti in un mondo inventato, ma talmente realistico da sembrare vero. Io stesso sono rimasto scioccato dal fatto che entri, che magari è giorno, ma il cielo è talmente realistico che sembra che nel giro di pochi istanti abbia fatto notte e non te ne sei nemmeno accorto. I personaggi sono qualcosa di straordinariamente simile alla realtà, ma chiaramente negli anni 60 tutto questo era un concetto molto più difficile da realizzarsi. Così si scelse di acquistare scheletri
chilometri veri dal centro medico della University of California di Los Angeles per utilizzarli nella giostra. C'erano letteralmente dei morti dentro il parco giochi. Io sconvolto. Con il passare del tempo la tecnologia è progredita e hanno iniziato a sostituire gli scheletri veri con quelli artificiali, anche se qualcosa sembrerebbe sia rimasto invariato come alle origini. Il teschio sulla testiera del letto nella stanza del tesoro, per esempio. Se sovrapponiamo l'immagine di oggi con quella del 1968, non solo sembrano identiche, ma sembra addirittura che i denti abbiano subito un cenno di decomposizione, evidente dal colorito marroncino. Ma sembrerebbe che i parchi Disney non ospitino solo le ossa dei morti, ma anche le loro ceneri. Sembrerebbe che Disneyland infatti sia il luogo tra i più popolari per cospargere le ceneri dei propri cari defunti. Ok, sembra assurdo e per anni si è creduto che fosse soltanto una delle tante leggende metropolitane. Ma nel 2018 il Wall Street Journal ha pubblicato un articolo che confermava tutto quanto, ovvero che c'era gente che andava al parco appositamente per cospargere cenere di morti nei luoghi che magari potevano rappresentare un legame o un ricordo felice dello sventurato dentro l'urna. Assurdo. Ma come vi dicevo, a sconvolgermi più di tutto in assoluto durante la mia permanenza al parco è quanto mi ha raccontato in anonimo questa ragazza. Mi chiamo... che è una dipendente di Disneyland. Lei mi ha riconosciuto e, restando anonima, mi ha rivelato alcuni oscuri obblighi e segreti dei dipendenti Disney. Alcuni sono davvero rigidi, ma validi soltanto in certi parchi, non in tutti. Perché lei, prima di lavorare a Parigi, ne ha girati anche altri. Tutti i dipendenti travestiti da personaggi Disney durante il loro turno non sono autorizzati per nessuna ragione a fare riferimento ad altri personaggi o cose che non fanno parte della storia del proprio personaggio. Perché una volta che ottieni per esempio il ruolo di una principessa, non devi solo assomigliarle, devi diventare lei. Come saluti, le espressioni del viso, il modo di camminare, il modo di parlare, il tono della tua voce. Ogni minimo dettaglio deve rispecchiare il personaggio che stai incarnando in quel momento. Io sono rimasto personalmente sconvolto quando sui carri li vedevo identici proprio come nei loro film. Ovviamente questo riguarda anche l'aspetto fisico, non per richiesta diretta della Disney, ma se vuoi tenerti il ruolo, così è. Dunque ci sono persone che ingrassano o dimagriscono esagerati chili con l'obbligo di non variarli per restare fedele al proprio personaggio. E non c'è da sorprendersi che siano così tanto attenti all'estetica. Pensate soltanto che da nota ufficiale fino a pochi anni fa, nei due parchi a tema statunitense di Walt Disney, non ci si poteva presentare al lavoro con la barba o il pizzetto. Il viso doveva essere rigorosamente liscio come il culetto di Jack Jack. Sono chiaramente vietati tatuaggi, piercing, dilatatori e protesi cutanee. Tutti i dipendenti con un costume devono seguire un corso per fare autografi in modo che ogni firma abbia lo stesso aspetto. Questo perché non c'è un solo Pinocchio o una sola Cenerentola. Potrebbe esserci anzi lo stesso personaggio nello stesso momento e nello stesso parco. Due Topolino o due Biancaneve, ma non saranno mai nello stesso punto. Saranno ai lati opposti del parco, così da avere la certezza che lo stesso bambino non li veda entrambi, ma abbia così la sensazione sia sempre lo stesso. Disney ha una sorta di giuramento di riservatezza che include regole rigide sugli account dei social media dei propri dipendenti, che non possono pubblicare nulla del loro lavoro. Questo sempre perché, secondo la logica di Disney, ogni personaggio a Disneyland è vero e vedere il dietro le quinte lo renderebbe meno vero, facendone perdere la magia. Motivo per cui soprattutto durante il lavoro i personaggi Disney non sono autorizzati a uscire dal proprio personaggio. Anche se si tratta di un'emergenza, devono restare dentro a quel costume. Per questo i dipendenti si sarebbero inventati dei messaggi in codice per comunicare tra di loro in caso proprio di emergenza. Come l'ha fatto il cacastuzzo?
Sì, c'è un codice anche per quello. È vietato il non lo so. I dipendenti di Disney devono saper rispondere a ogni quesito dei visitatori. Spesso piuttosto danno risposte sbagliate, ma fingono di sapere ogni cosa. È vietato puntare il dito, anche solo per indicare a un visitatore dove andare. Per questo devono usarne due. Questo perché indicare con l'indice può essere un gesto davvero maleducato in alcuni paesi del mondo, come in Cina, per esempio. E a Disneyland vengono da tutto il mondo, quindi ci si deve adeguare così. Tutti i dipendenti devono piegarsi a raccogliere rifiuti che possono giacere a terra a causa di qualche incivile visitatore, al fine di mantenere pulito e impeccabile l'ambiente. Anche questo però va fatto in un certo modo e ci sono delle regole anche qui. Se sei una principessa, per esempio, non puoi chinarti a raccoglierlo, ma in modo aggraziato e principesco devi procurarti scopa e paletta e poi spazzare e raccogliere il rifiuto. Avere le attenzioni di Dumbo e Winnie the Pooh può essere considerato davvero dolce e simpatico da parte loro, ma mi spiace dirvi che non si tratta di atti d'amore nei vostri confronti, ma sono obbligati. In certi parchi Disney addirittura tengono traccia di tutti i visitatori con cui ciascun personaggio interagisce ogni ora, e se questo numero è inferiore a tipo 172, che è circa 30 secondi per ospite, il dipendente verrà rimproverato e potrebbe persino perdere il lavoro. Non mi stai dando delle prove di queste accuse, però io dovrò specificarlo. Che se non vedo perché mi abbia dovuto raccontare delle frottole. I parchi Disney sono le zucche trasformate in carrozza, non c'è nulla di vero, è tutto fake. Ed è questo a renderli macchine da soldi ineguagliabili. Sono stati stanziati dalla Disney qualcosa come 60 miliardi di dollari da investire proprio nei parchi Disney. Perché puntare tanto nei parchi, direte voi? La verità è che Disney Plus funziona, ma c'è Netflix. Disney al cinema ha più o meno sempre funzionato, ma la concorrenza al cinema è tanta e al cinema ci si va sempre di meno. Ma soprattutto un film costa tanto e non sai mai quanto tirerai su di quella spesa. I parchi invece sono una garanzia. Disney lì non ha rivali. Ed è un mercato, quello dei parchi, che registra un giro di soldi e turismo senza paragone. I parchi Disney sono qualcosa di geniale. Walt Disney è stato geniale nell'idearli. Che tu sia grande o piccino, visitandoli vivi concretamente la magia che da sempre ti porti dentro del mondo Disney. Quell'infanzia fatta di sogni e cose irrealizzabili a Disneyland diventano realtà. E quel mondo fantastico che hai lì tra le mani, perché ci sei letteralmente dentro, come nel tuo cartone preferito, chiaramente vorrai farlo tuo. Quindi non ci sarà pizza che non vorrai mangiare perché è a forma di topolino, o qualsiasi altro alimento perché può anche non essere buono, ma è a forma di magia. Quella stessa magia che trovi nei portachiavi, negli abiti, nelle orecchie da topolino, che non puoi non averle se vai a Disneyland. 20 euro quelle più economiche. A una coppia con tre figli partono 100 euro già all'entrata solo di orecchie, se le vogliono. Ma le vuoi perché sei a Disneyland? Io mi sono rifiutato. Non è quello che si vede, ma quello che c'è dentro che conta, diceva Aladdin. Peccato che a Disneyland conta solo ciò che si vede. Qui niente come sembra. Sorrisi, gli abbracci, tutto finto. E a parte qualche piccolo particolare che, se è vero, andrebbe un attimo regolamentato, per il resto forse va anche bene così. Lo scopo di Disneyland è farti tornare bambino, illuderti che se puoi sognarlo puoi farlo. E per farcela devi fingere di crederci esattamente come da bambino, quando ci credevi davvero. Devi fingere di credere quindi a quello che il parco racconta, attraverso le sue maschere, i suoi finti sorrisi e quel pizzico di magia che, se ti impegni, ti farà volare davvero. Voglio ovviamente sapere voi che cosa ne pensate sulla figura di Walt Disney. Ci sarebbe tantissimo ancora da dire, sembrerebbe avesse più di uno scheletro nell'armadio, per non parlare dei tunnel sotterranei di Disneyland, e si vocifera anche di un omicidio avvenuto proprio in uno di quei parchi. Quindi fatemi capire con un pollice in su se vogliamo parlarne in una parte 2. Grazie a Surfshark per aver sponsorizzato questo video, e vi ricordo che potete ottenere un'offerta esclusiva cliccando nel link qui in basso in descrizione e usando il codice sconto grafene per risparmiare sul vostro prossimo viaggio, e non solo quello. Ma soprattutto, se volete continuare a indagare con me anche nel prossimo video, iscrivetevi al canale. Ciao.
Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Thank you.